Buonasera a tutti voi e benvenuti alla sesta serata della 70ª edizione del Taormina Film Festival. Un'edizione davvero speciale quest'anno per uno dei festival cinematografici italiani più celebrati al mondo. Una storia lunga 70 anni. Siamo arrivati alla 70ª edizione per un evento che non abbraccia soltanto l'arte cinematografica, ma anche la cultura e tanto altro. Lo vediamo tutti i giorni con tutti gli eventi a cui possiamo. Il cinema documentario di Ugo Saitta è testimonianza della Sicilia di una volta e lo vedremo anche questa sera con i due documentari. Sant'Agata racconta la storia della patrona di Catania, molto amata. Ci vengono mostrate questa sera le tipiche danze delle candelore, il fercolo che viene trainato dai portatori che indossano un lungo camicione bianco per terminare poi con i fuochi d'artificio finali che concludono questa bellissima festa che si tiene a febbraio nello sfolgorio delle luci. Nell'altro documentario, Traveling in Sicily, Saitta ci racconta con le immagini le bellezze della nostra terra. Siamo ai primi anni 60, per esempio il Tempio di Ercole, di Agrigento, i pescatori, i balli tipici siciliani, insomma la Sicilia vista da Ugo Saitta. Vi lascio dunque a Sant'Agata e Traveling in Sicily. Passerà per due giorni attraverso la città. Il busto e lo scrigno delle reliquie posano nel fercolo argenteo che gli antichi apprestarono più come un trono che come una bara. È uno stringersi attorno, un moltiplicare le offerte. Anche le candelore sono pronte a mettersi in cammino. Le fiaccole della santa, tutte scolpite e adorne e impennacchiate di fiori. Vi si potrà leggere la storia della martire. Ognuna, secoli fa, fu donata dai sodalizi degli artigiani e dei bottegai, che gareggiano tuttora a mantenerle più belle e più ricche. Vestiti di camice bianco per una pia tradizione, si votarono al duro traino. Inneggiando alla santa, si esaltano a dar forza. Sant'Agata benedetta! Anche i venditori ambulanti, nelle loro mostre, vogliono ringraziarla degli ottimi affari. Tra la folla in attesa, sotto il sole che in Sicilia scotta anche in febbraio, non fanno in tempo a resistere ad assalti di una vivacità tipicamente meridionale. Volge verso la chiesa del carcere. La strada è in salita. Cittadini, viva Sant'Agata! L'hanno affrontata di corsa in uno slancio solo.
incredibile. Buonasera e bentornata. Buonasera, grazie. Anche questa sera ci siamo emozionati. Io sì, dicevo prima, il racconto di una Sicilia che forse non c'è più, insomma, la Sicilia di quegli anni. Sicuramente non c'è più. Dicevo a mio figlio questo, che è Sant'Agata, peraltro, e l'altra volta ho raccontato della difficoltà di fare le riprese sull'Etna. E invece per Sant'Agata la difficoltà, perché fu girata in vari anni, perché ovviamente in poco tempo tutto questo materiale non poteva essere messo insieme. Beh, era il 48, voglio dire, siamo appena dopo la guerra. Esatto, per cui mi raccontavano che, non so, fu girato in 4-5 anni e poi fu messo insieme. O verso il melodramma. E allora, a questo punto, ho visto arrivare il nostro direttore artistico Marco Müller, è arrivato il momento del premio alla carriera. E invito qui sul palco Lorcan Finnegan, è il direttore artistico del Taormina Film Festival 2024, Marco Müller, per la consegna del premio Cariddi d'Oro alla carriera a Nicolas Cage, che purtroppo, vi devo dare una brutta notizia, all'ultimo non è potuto venire per dei gravi problemi familiari, avrete sicuramente letto sui giornali, ma ha promesso che il prossimo anno sarà sicuramente qui alla mostra del cinema di Taormina. Benvenuto, buonasera. Grazie. Buonasera, direttore. Buonasera, Taormina. Facciamo un altro applauso al regista di The Surfer, che stasera vedremo, un film bellissimo. Vero, direttore? Io vorrei subito chiedere a Lorcan di riferire a Nick una cosa che questo pomeriggio mi ha detto Desplechin. Arnaud Desplechin, multipremiato regista francese, che ha una idea forte di cinema. Che mi ha detto, certo, vedendo il programma di quest'anno ha molto senso un premio a Nick Cage, per una semplice ragione, perché è l'attore regista che ha il discorso più completo e più audace che abbia conosciuto negli ultimi 5-6 anni. Ok. Grazie. E quindi su questa dichiarazione d'audacia di Arnaud Desplechin, vediamo adesso il contributo che Lorcan Finnegan ci ha portato con i saluti di Nick Cage per Taormina. Vediamolo. Grazie. No, you will introduce the film. Okay. Yeah. We will introduce the film. Yeah. Okay. Now we have to watch. Oh, see, Nick would love to have been here. I was talking to him yesterday and really he would love to be here, but next time. Nick avrebbe voluto veramente tantissimo essere qui, gli ho appena parlato, avrebbe voluto, ma promette ci sarà la prossima volta. Qui c'è il Cariddi d'Oro. Hello, Taormina Film Festival. I am very sorry I can't be with you. I greatly appreciate this honor that you've been kind enough to present to me. I know how enthusiastic your festival is about cinema, and I know that this is a big deal. So I really want to say thank you. I hope you enjoy The Surfer. Lorcan is a terrific director and a very good friend of mine. We had a lot of fun making this movie, as I'm sure you will see when you watch it. I hope to be with you again sometime in any capacity. There's been some things going on at home and I haven't been able to go to any shows at the moment. But in any event, thank you again. Nicolas Cage. My friend Thomas Martin, the writer. In realtà a questo episodio non ho assistito io, ma il mio amico, lo sceneggiatore Thomas Martin. And that's how he saw these quite sophisticated yuppies fighting on a beach, a surf beach, but they were like well dressed, and that sparked an idea. And he told me this
story, and then we started this project. E lui che ha assistito a questa lite fra queste due persone carine, apparentemente ben vestite, eleganti, insomma di un certo tipo, che litigavano alla grande proprio su questa spiaggia da surf, e questa cosa gli ha fatto scattare un'idea, ne ha parlato con me, ci abbiamo lavorato su. Perché voglio ricordarvi brevissimamente che il protagonista, cioè Nicolas Cage, è un uomo che fa ritorno nella sua città natale, proprio nei pressi di una spiaggia di Sydney, dopo molti anni trascorsi in California, dove aveva costruito la sua vita. Insomma, una volta arrivato sul posto, tra l'altro in compagnia del figlio adolescente, viene umiliato pubblicamente da un gruppo di surfisti locali, e lui però, nonostante questa ferita, naturalmente, questa umiliazione, decide di restare, però accadono una serie di cose fino al punto di rottura. Esattamente. It's right? Sì. Esattamente. Bene, direttore, vuoi aggiungere qualcosa? Che speriamo di trovare su questo palco di nuovo Lorcan insieme al suo grande amico Nicolas Cage. I'll do my best. Thank you, Lorcan. Farò del mio meglio. Grazie a voi, grazie. E io vi lascio alla prima visione di The Surfer.